1963, 64, scusate, sto ripassando la storia, momenti, bisogna studiare la storia è importante, in qualsiasi campo. La storia della musica leggera, ecco, nel 1963 no, non c'entra Garibaldi, lì l'abbiamo saltato, però c'era, sì, c'era il garibaldino, il Garibaldi della musica leggera, Augusto Daolio, che è da allora che c'è, ciao Augusto, ciao. La barba l'aveva già così, o te la tingevi? No, adesso l'aveva nera. No, e adesso la tengo bianca. No, perché allora voleva apparire e se la faceva bianca. Adesso invece si è stinto e si è ritrovato bianco. Ma pensa che una delle mie prime, cioè una delle cose che mi manca di più nella vita è aver avuto un nonno. E non ho mai avuto un nonno. E adesso sei nonno di te stesso. E il mio sogno era poter avere un nonno con la barba, bianchissimi, bellissimi, bianchi e saggi e pieni di storie da raccontare. Invece dovevo aspettare che diventassi io nonno di me stesso per raccontarmi delle storie e ascoltarmele. E adesso ci racconta la storia dei nomadi. I nomadi che sono abbastanza fermi, uno dice i nomadi, chissà, no, sono dei ragazzi abbastanza fermi che voi... Però vedi che come vedi le gambe come vanno. Sì, avete fermi ma agitati. Fermi ma un po' stressati, perché dopo 25 anni che sono insieme un po' di tensione c'è ancora. Dunque a fianco a Augusto c'è Beppe che fa anche Carletti. Sì. Tu c'eri, siete nati insieme voi due praticamente. Circa. Sono solo 25 anni. Solo 25 sempre, anni. Sì, avete festeggiato queste nozze queste donne? D'argento. Per adesso d'argento. Mi hai comprato l'anello. Sì. Comprato l'anello. Sì, ecco. Invece qui abbiamo questo signore che è un letterato, legge, l'ho sorpreso, che ci sta quello che legge. Giallo, è solo un giallo. Ripassi gialli in lingua inglese, non perché non lo sappia. È perché sta dimenticandoselo. Da quanti anni è, Chris, che sei con i nomadi? Sono 15 anni, in Italia sono 20. 20 anni in Italia, parla con la Renza modenese. Proprio, sei modenese. Sempre rimasto. Che invece questo è nato al loro matrimonio. Perché... Io sono albesi. Cioè, mi chiamo Dante, sono bassista. Bassista, ma sì. Sei bassista da poco. Da quanti anni stai con i nomadi? 5. E qui non so, quando ero nato sono l'unico figlio di Beppe Augusto maschio. E invece abbiamo Gesù Cristo, no? Abbiamo mi chiamo Ancelotti. Sono 20 anni. 20 anni. Tu sei arrivato che questi stavano già bene da 5 anni insieme, Sì. Questo è un cugino, uno zio, un cognato. Un parente stretto, però se sta alla larga, un parente stretto che sta alla larga di là. Senti, raccontiamo ai giovani perché avete avuto, non so se è presunzione oppure è una forma di modestia con una botta di umorismo tremenda, ancora nomadi, cioè il tono è questo qui ancora per dire, ma siamo ancora no, qui? No, non è ancora. No, è affermativo, no. Ancora nomadi. Ancora nomadi. No, va letto così. C'è un po' tutto quello che hai detto tu, c'è tutto e c'è soprattutto la voglia di dire ancora che siamo qua con tutto quello che ci ha spinto a fare la musica fino adesso, quindi il divertimento, la gioia, il lavoro, ancora l'amore per il mondo, girare, la voglia di raccontare le storie, la voglia di fare la musica. Cos'è la voglia che di essere è cambiato? Siete cambiati più voi o i ragazzi? Sentiamo un po' Beppe, chi è che è cambiato in questi 25 ma anni? Ma noi, io mi sento uguale 25 anni fa, con qualche anno in più chiaramente, però... forse ma l'ascolto giovani... è migliorato o peggiorato? La gente ascolta meglio o ascolta peggio? Ma per quanto riguarda noi, secondo me la gente ascolta meglio adesso. Ascolta meglio, perché siamo migliorati noi, cioè sono migliorati i mezzi di diffusione. Direi che la gente, insomma, si ascolta tanto volentieri, insomma, noi siamo contenti veramente. So che fate circa 380 serate all'anno. Aspetta che qui abbiamo l'inglese che ha imparato a esagerare. Volevo precisare che facciamo di più, almeno il doppio. Doppio. Sì. Doppi turni, tutti i giorni. Ma chi è che vi frusta per fare due serate al giorno? Augusto, no, il nonno. Il nonno. Non può fare queste cose. No, sentimi no. Poi, hai il ricordo più lancinante di 25 anni fa, di 20 anni fa, qualcosa che non riesci più, un chiodo. Nel bene o nel male, dici? No, diciamo nel bene, sì, nel bene, è difficile il bene, il male lo si ricorda di più. Nel bene... Cantagiri. Le cantagiri bellissime, ecco, una specie di piccola nostalgia che posso avere per il mondo, per questo mondo dello spettacolo, quello dello spettacolo in televisione, dello spettacolo in mezzo alla gente, eccetera, è proprio la mancanza del cantagiro, davvero, eh? Perché il cantagiro è una cosa...
Non lo so, al di là delle classifiche, al di là del fatto che se uno poteva arrivare primo, secondo, terzo, al di là di tutto questo qua, era proprio immergersi in mezzo alla folla, in mezzo alla gente, sulle strade, era bellissimo. La musica che lì è, sapeva di la polvere della strada, era un po' una vita da circo, quindi noi... c'è il pieno di polvere. Ancora che per giro. Date una scrollatina, e dal 63 che non si scrolla più, tutta la polvere addosso. Aspetta. Comunque possiamo fare un giro, cantando. Noi ci siamo sempre, dall'inizio facciamo di gennaio fino alla fine di dicembre. Facciamo un cantagiro insieme ai nomi. Voi siete d'accordo? Non parla là, è 20 anni che tace. Siamo d'accordo. D'accordo. Io non c'ero in quel periodo, però... Il ragazzo non sapeva, tu sai cos'è il cantagiro. Il cantagiro è una manifestazione che si usava negli anni 60. Che si usava? Si usava e si gettava. Usa e getta, adesso l'hanno gettato dopo averlo troppo usato. Adesso facciamo un cantagiro qui all'interno di Super Classifica Show. Augusto, questo LP è molto composito, nel senso che c'è dell'antico, per dire, dell'altro ieri, e del nuovo. Sì. Oggi cosa ci fate ascoltare? Cosa ci fate tastare da questo LP? Del nuovo oppure... No, io direi, ecco, l'LP è fatto di canzoni nuovissime, inedite, e di alcune canzoni registrate dal vivo. Quindi c'è la storia dei Nomadi e c'è anche invece la novità. Quello oggi che facciamo oggi, sì, prendiamo un pezzo nuovo, si chiama Tu che dirai. Tu che dirai. Ecco, voi cosa ascoltate? Voi cosa direte dei Nomadi? Nonno Augusto, mi raccomando, Posso dire una cosa prima di chiudere? Maurizio, voglio dire una cosa. Ecco, voglio dire che Maurizio Simandi è molto simpatico. Meno male. No, davvero. Non me l'aspettavo. Voglio dire una cosa, visto che sei molto simpatico, torniamo ancora. Sì. A trovarti. Va bene. Io, dato che sono simpatico, dico di sì. Quando lei verrà, cosa farà se si fermerà? Fuggire lontano sarà inutile e vano, chiedere asilo è un debole filo. Dimmi che farai degli ori che s'atterri, della fama che rincorri, dei diamanti che afferri. Cosa dirai quando lei verrà? Ti inginocchierai o bestemmierai? Cosa dirai quando lei verrà? Cosa farai se si fermerà? Dimmi che farai degli ori che sotterri, della fama che rincorri, dei diamanti che afferri. Cosa dirai quando lei verrà? Ti inginocchierai o bestemmierai? A Super Classifica Show ci sono i Nomadi. Cosa dirai quando lei verrà? Cosa farai se si fermerà? Quando la falce verrà, la soglia varcherà, il nome chiamerà, tu che farai? Cosa dirai quando le verrà? Cosa farai? Ti prenderà.